Non si ricordano i giorni, scrisse Cesare Pavese, si ricordano gli attimi. E noi, quell'attimo fatto di note, parole ed emozioni, aspettando con leggerezza il sorgere del sole, ce lo ricorderemo. Anche la banda ormai avrà dimenticato tutte le prove, gli incontri, i direttivi, i messaggi, gli accordi, le pratiche e le fatiche che lo hanno preceduto e reso possibile. Ma quell'attimo continueremo a portarlo dentro di noi. La brezza leggera che accarezzava l'immenso blu, il cielo che cambiava colore secondo dopo secondo, gli sguardi sereni, divertiti e a tratti commossi di quelle oltre 200 persone che hanno lasciato molto anzitempo la pace del sonno per unirsi a noi e condividere lì con noi il semplice esserci, il respirare insieme quel momento. E adesso, dopo che l'adrenalina è svanita e che questo lungo capodanno d'estate si è concluso, ci piace pensare che anche il disco dorato abbia aspettato quei 3 o 4 secondi dietro l'orizzonte, dopo oltre un'ora di fluire ininterrotto di musica e parole, prima di sorgere puntualmente al ritmo del nostro Here Comes the Sun. Questo concerto all'alba non è il primo, non sarà l'ultimo, ma di certo non sarà mai ripetitivo, ma sempre unico e per definizione straordinario. Un grazie emozionato va a tutti coloro che hanno reso possibile questa magia. Prima fra tutti la banda di Montemarciano e anche tutti noi lì presenti, con l'augurio che anche tu, se non c'eri, sarai lì al prossimo sorgere del sole da vivere insieme. Tra l'assonnato e l'incantato, bambino o adulto, non importa, lì, per unirti a noi e vivere l'emozione di accarezzare insieme il sole.